Amici del torneo Settebello, si è appena conclusa la partita fra il Game Over e la Marmotta, il risultato di 3-0. Sono con Federico Lecci, portiere del Game Over, una partita dove c'è poco da raccontare. Avete già ottenuto la qualificazione quasi all'andata. Sì, per fortuna il risultato dell'andata ci ha consentito di rilassarci in questa partita. Abbiamo ottenuto un 6-1 importante e adesso siamo in semifinale. Appunto, con questa vittoria vi proiettate in semifinale, incontrerete lo Zenit, che sicuramente è un'ottima squadra, già avete avuto modo di incontrarli. Sarà sicuramente una partita diversa rispetto a quella di oggi. Sì, sicuramente sarà una partita importante e diversa rispetto a quella di oggi, che magari è stata giocata a ritmi un po' più bassi. Ci saranno tutti, si spera, e cercheremo di farci valere e di arrivare in finale. Certo, giocando così ovviamente sono i presupposti per, anche per vincere il torneo. Perché per vincere il torneo intanto c'è la semifinale. Passo alla volta. Vediamo di giocare questa semifinale e poi per vincere il torneo deve pensare partita per partita. Prima la semifinale e poi in caso parleremo dopo, avremo tutto il tempo necessario. Va bene, ringraziamo Federico Lecci, portiere del Game Over, a più tardi con le altre partite. La Marmotta si è chiusa in un silenzio stampa a causa della dolorosa sconfitta di quest'oggi. Ci teniamo a ringraziare la squadra per aver partecipato al torneo e speriamo di rivederla più presto. Grazie.